Gabriel Garco è uno degli attori più amati d'Italia, soprattutto dal pubblico femminile. I suoi ruoli da bello e dannato nelle fiction Mediaset hanno sempre garantito ascolti record. Gabriel si vede raramente in TV, per questo la sua partecipazione all'Arena di Giletti nello spazio Protagonisti ha suscitato grande scalpore. L'attore torinese ha parlato della sua bellezza e dei pregiudizi e delle critiche che lo accompagnano ormai da anni. La bellezza è fine a se stessa, ha dichiarato Garco. Senza dubbio mi ha aiutato, ma da sola non porta da nessuno. Parte. Poi ha parlato del ruolo interpretato nel film di Ferzan Özpetek, Le fate ignoranti. Quel ruolo è stato complicato perché ho dovuto perdere 15 kg. Non ho mai più rivisto il film perché rivederlo mi fa male. Prima i critici scrissero che avrei rovinato quel ruolo, poi dopo non hanno scritto più nulla. E proprio sui critici Gabriel dice: io lavoro per il popolo, non per i critici, e quindi possono scrivere quanto vogliono. Intanto su Twitter si è scatenata l'ironia degli utenti sull'aspetto di Garco. L'attore si è infatti presentato con un volto più gonfio del solito all'altezza degli zigomi, dando il via ad una serie di illazioni su presunti ritocchini estetici. Anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sul look dell'attore ed infine Gabriel Garco è entrato nei trend topic della giornata.